Ma giustamente è stata adottata questa decisione perché oggi l'elemento principale è evitare casi di importazione. Noi il 78% dei casi sono casi che arrivano da fuori e in particolar modo per quanto riguarda Roma e Lazio arrivano dalle zone del Bangladesh. Noi per la prima volta abbiamo eseguito tamponi all'aeroporto di Fiumicino e è venuto fuori il quadro per cui in quel vettore un passeggero su otto era positivo e da lì è partita una strategia giusta, lucida, di controllare maggiormente i casi di importazione. Noi eseguiremo i test a tappeto per tutti i contatti che sono rientrati nell'ultimo mese da queste località. Lo stiamo facendo in collaborazione con la comunità del Bangladesh, con l'ambasciata, con le autorità religiose, è un lavoro importante, è una comunità molto numerosa, ma è un lavoro necessario. Ecco, quando lei parla di lavoro, naturalmente parla di quella famosa tracciabilità, no? Che poi nel Lazio ha funzionato, perché nel Lazio sapete che ci sono stati dei focolai, San Raffaele della Pisana, l'ultimo, ma insomma ce ne sono stati anche altri, il palazzo alla Garbatella, insomma mi vengono in mente solamente gli ultimi due, e grazie allo strumento della tracciabilità, insomma, il focolaio è stato contenuto o comunque ben identificato. Sono 900 i bengalesi arrivati a Roma? Sì, nelle ultime 2 settimane, questo è il numero, noi andremo ancora un po' più a ritroso a partire dal 1º giugno. Fino ad oggi sono state eseguite in 3 giorni 1.600 tamponi su cittadini di questa comunità. Proseguiremo, abbiamo aumentato i drive-in e questo per noi è un elemento di contact tracing molto importante per ricostruire e tutto l'albero dei contatti e mettere in sicurezza non solo i cittadini del Bangladesh, ma l'intera comunità romana. Senta, il fatto che il Lazio sia diventato, una volta terminato il lockdown, una regione, insomma, con i contagi improvvisamente balzati in avanti, soprattutto per quei focolai che ho citato prima, è un dato che avevate messo nel conto? È un dato che la preoccupa? Beh, assolutamente sì, Lazio è una regione di circa 6 milioni di abitanti, c'è una grande metropoli come Roma, c'è il più grande scalo aeroportuale italiano che è l'aeroporto di Fiumicino con 40 milioni di passeggeri l'anno, per cui è inevitabile che nel momento in cui vi è una riapertura può essere anche un andamento maggiore dei casi. L'importante è testare, tracciare e trattare, questa è la strategia che sin dall'inizio abbiamo adottato. E mi sembra che i risultati ci diano ragione. Allora, come in zona rossa, Covid-19 tra infodemia e comunicazione.